Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Come state, mascelli miei? Come state? Oggi sempre solito posto, sempre solita partenza. Oggi si va nuovamente ad Arco. Infatti sto aspettando il Franz per andare giù a Arco. E come sempre ritrovino in Salema, adesso dove andremo a beccare di nuovo l'Alex, l'Albe, lo Zadra e poi chi ce ne ha più ne metta. L'idea è quella di oggi di andare su Pian della Paglia. E mentre andiamo sul Pian della Paglia, l'idea era quella di andare a fare una via, ovviamente a multipitch, chiamata Charlie Brown. Quindi adesso ci incontriamo in Salema, leggiamo la relazione, perché secondo me è un po' tanto alpinistica, c'è chi scrive anche chiodi. E dopo che abbiamo letto la relazione, ovviamente si parte per Arco, valutiamo il caffettino e poi si vola. Quindi ci vediamo dopo. Ciao cari. Ed eccoci ad Arco. Bene, siamo fatti il nostro giretto in autostrada, adesso siamo arrivati al bar del Ciclamino, che è il bar dove c'è la pista da moto da cross e da dove si parte con le varie vie che vogliamo fare oggi. Adesso aspettiamo il Franz con gli altri che dovrebbero arrivare da qua. I tacchini sono sempre presenti e dopo decidiamo che via fare. Intanto le preparazioni qua stanno sempre andando avanti, condizioni da top e niente, sicuramente più fresco del previsto. Adesso appunto aspettiamo il Franz e vediamo. Perché oggi andiamo a fare? Dietro Manolo. Ok, dietro, aperto. Aperto, però in realtà allora nome tecnico Cesare Levis. Ok. Però siccome l'ha aperto Manolo è diventato comunemente Dietro Manolo. E Dietro Manolo dovrebbe essere, adesso qua non vedrete, ma lassù. Quindi la squadra è pronta. Abbiamo ET, i tacchini. E quindi adesso tutti in una bella ola, ragazzi, sulle mani. Siamo tutti dei preservativi giganti. Come sempre l'ignoranza da Bolzano la esportiamo in tutto il mondo, ragazzi. La esportiamo in tutto il mondo. E quindi, come vi dicevo, andiamo a fare Dietro Manolo sul Pian della Paglia. Adesso secondo me siamo un po' distanti perché lo vediate bene, però comunque la via sale su questi tetti gialli qua. E magari adesso vi metto anche una freccetta e vi mostro e stringo un pochino, poi quando siamo più sotto vedete meglio e dove andare. Comunque, tanto per darvi due info, dovrebbe essere una via di sesto più settimo meno, forse con un passaggio di A1, e ovviamente come sempre vi metto la relazione in descrizione. E dicono che sono 7 ore di via, non sono troppissimi tiri, mi pare una 12 tiri, dove vi serve sicuramente un set completo di friend e ovviamente il vario materiale. E niente, la roccia molto 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 salda, bella, sono dei gialloni fantastici. E detto questo, appunto, per l'avvicinamento dovete considerare circa una quarantina di minuti, 40-45 minuti, quindi vi consiglio vivamente di portarvi dietro una maglietta di ricambio, perché dopo appunto è vero che siete sempre al sole, però insomma lo sappiamo tutti che in montagna bisogna portarsi le magliette di ricambio. Detto questo, riprendiamo l'avvicinamento. Eccoci qua. Allora, siamo saliti dalla strada che vedete là sotto e poi qua dietro c'è un bivio non troppo visibile, comunque si vede che c'è uno stradino che scende giù a destra. Dovete prendere quello per andare all'attacco della via Dietro Manolo, mentre se andate sulla sinistra andate verso Charlie Brown, le vie insomma più alte di Pian della Paglia. E adesso infatti
di così si vede il nostro tiro, ma quando saremo sotto vi garantisco io che viene fuori una figata. Eccoci qui ragazzi, siamo al secondo tiro e il primo tiro non ve l'ho filmato, è sgrebini di secondo terzo che abbiamo fatto velocemente in conserva proteggendoci appunto con qualche alberello e così via in maniera di essere un po' più veloci. Appunto siamo qui al secondo tiro, come potete vedere sostina sull'albero, mi raccomando state attenti, prendete questa e non andate più avanti perché qui sopra, andando in questa direzione qui, appunto, sembrerebbe che si continui la via, ma in realtà no. Quindi fate la sosta su questo primo albero dove vedete dei bei cordoni e da qui dopo dovete andare, diciamo, a sinistra dell'albero, 25 metri di quarto, dove appunto si sosta. E il Franz è arrivato in sosta. Ok, libero! Franz, liberato, in sosta e adesso si parte. Terzo tiro fatto, quarto tiro. No, è il terzo questo. Ah, il terzo questo, benissimo. Allora, il secondo fatto, il terzo che manca, è vero, il quarto è il tiro chiave, effettivamente. Un passaggino di sesto a zero, sei spit e qualche cosa via per mezzo. Tutto in libera. Tutto in libera. Commentate sotto, lo fai in libera o non lo fai in libera? No, vediamo. In libera sia un tacchino. Tacchiniamo e via, allora adesso ci prepariamo. Però per il momento devo dire, a parte che è la giornata mondiale della caduta a sassi, perché vengo giù un po' di sgrebeni, esatto, comodini a piovere, però per il resto consigliata. I bini ragazzi, terzo tiro fatto, grandissimo dietro come avete visto, bello bello, con anche quel passaggio alberoso. Adesso ci siamo sostati qua, bella sosta, fatta bene, comoda, sono sicuro che se Alessandro vedesse il video sarebbe felice di come ho fatto la sosta questa volta. Tiro di Jack. Esatto. E niente, adesso il Franz si prepara che inizia a fare anche lui questo bellissimo tiro di dietro. Esatto, sesto meno. E basta. Concateniamo penso i due tiri. Adesso ci mangiamo un biscottino e poi si parte. Biscottino. If you know what I mean.
Era artistico, grandissimo. Qua c'è il bar Milano Marittima Beach, quello di un cocktail. Abbiamo zaino più grande. Il zaino più grande? Bello il zaino più grande. Poi adesso magari. Adesso diretto, no? Mi alloggio un attimo. Sì. Mi sistemo. Io qua mi sono sempre aggregato. Sì. Adesso lì. Ragazzuoli, abbiamo fatto anche questo tiro qua, soprannominato la ravanata, nel senso perché più di ravanata di così credo che non potesse andare, proprio dentro di Edri battuto, ma penso che abbiate visto dal video, combattuto, se devo essere sincero, contento, dai, tutto sommato, è stato solo un attimo l'inizio, un po' di tribolamento, però per il resto bene, dai, contenti, contenti, testa tutto sommato anche bene, si sente che è un po' fine giornata e non ho mangiato molto, però qui sotto c'è anche il pranz che adesso stiamo recuperando e poi due tiri e siamo a casa, quindi a cammello ragazzi. Ragazzi, abbiamo fatto anche il settimo tiro, gran bel tiro, gran bel tiro, e con un passaggino bellissimo del tettino, un po' uscita così, un po' da cagarsi in braga. E adesso facciamo appunto l'ultimo tiro, l'ottavo, quinto. Nove del genere. Esatto. E poi? Birra! Ha detto la parola magica, birretta nastro per tutti, sperando che gli altri siano arrivati fuori anche loro e non ci aspettino al bar da ore, ma in realtà secondo me siamo stati ancora più veloci. Oppure secondo voi sono stati più veloci Zadra e Alex oppure Luca e Albe? Commentate sotto. E ormai che siete sotto che commentate, come sempre vi chiedo questo favore, lasciate un bel like, un commento e iscrivetevi al canale, che così non perdete le prossime avventure di Giubi, ma soprattutto non vi perdete la marcellanza.
Quindi detto questo, lasciate il like e ci vediamo in cima. Anche usciti dall'ultimo tiro, l'ottavo tiro, questo bellissimo tiro di 55 metri di quarto terzo, veramente goduria pura, estetico, poi bellissimo, bellissimo. Adesso abbiamo fatto sulle cose, ci siamo slegati e adesso torniamo in giù sul settino di Agua di Coco e niente, veramente una via stupefacente, commento a caldo, così io vi dico stupefacente, un po' pericolosa perché c'è tanto materiale friabile, esatto. Bisogna stare attenti quando venite su, tirare bene le prese, tastarle, perché sono, alcune sembrano buone, ma in realtà sono dei comodini che hanno voglia di venire giù dal muro. Quindi, a parte questo, veramente consigliatissima. Il tiro di qua, il quarto tiro, il tiro di sesto, insomma, è un po' unto, quindi da avere anche un po' di testa, però per il resto veramente molto molto bello. Quindi adesso mettiamo le zoppelle e poi giù che si va a bere. Ciao! Ebbene ragazzi, eccoci qua, siamo tornati. È un po' più scuro di come vi ho lasciato, ma perché ci siamo fermati a far birre. E in ogni caso, birretta fine via, sempre meritata. Grande giornata, felicissimi, ho bisogno della luce. Lux! Lux! E come sempre, viva la figa! Stay young, stay sexy e get Vaselli. Alla prossima!